Uno dei compiti di chi fa riabilitazione è quello di cercare di proporre tipologie e anche strategie riabilitative che siano dopo applicabili nella quotidianità. Perché per me poco serve, o meglio, serve solo dal punto di vista scientifico, fare degli studi con attrezzature molto costose e molto complesse che dopo non possono ovviamente i pazienti utilizzare quando ne hanno bisogno durante il giorno. Perché queste persone necessitano quotidianamente di fare riabilitazione, perché questo ormai è stato già assodato, già acclarato. E Equistasi lavora a livello proprio percettivo, in particolar modo sono a livello di microvibrazioni, dunque meccaniche di tipo focale, ed agisce dove i parkinsoniani sembrano avere un problema, cioè di disfunzione di integrazione delle informazioni propriocettive che non vengono più condotte ovviamente al sistema nervoso centrale e a tal livello anche non elaborate in maniera corretta. Ed è quindi un approccio innovativo. Ecco, questo è solo per far vedere dove abbiamo posizionato. Questa qui è a livello della cervicale, vedete, proprio alla luce del lavoro che aveva già documentato che la stimolazione in quel punto poteva aiutare il mantenimento del capo sulla verticale, no? E l'altro, come abbiamo visto, era stato messo a livello ecco, del tricipite, vedete? Del solio. È molto semplice applicarlo, vedete, col cerotino basta semplicemente applicarlo lì. Abbiamo appena terminato questo studio che ha evidenziato che in fase di scrittura abbiamo appena concluso la statistica dei risultati e ha evidenziato degli importanti risultati in termini di aumento del limite di equilibrio all'esame stabilometrico, di riduzione del numero delle cadute e di miglioramento nelle scale di valutazione per l'equilibrio. Questo è forse il primo studio che documenta, diciamo, degli outcome così significativi dal punto di vista riabilitativo. È chiaramente uno studio pilota, quindi uno studio preliminare condotto su 42 pazienti e chiaramente adesso dovrà partire uno studio multicentrico randomizzato per confermare ovviamente questi dati che abbiamo appena ovviamente ottenuto. Alla luce dei risultati di questo studio preliminare possiamo dire solo che Equistasi sembra essere un valido e significativo dal punto di vista anche proprio della evidence-based medicine device ausilio per il riabilitatore che deve riabilitare il disturbo instabilità della postura, dell'equilibrio. Io consiglio vivamente dunque di rivolgersi o alla ditta, ovviamente Equistasi, che produce il device o al sottoscritto, il quale fornirà tutte le informazioni precise riguardante il dispositivo.